Una squadra in questa estate ha ampliato il territorio di sua competenza, traslocando da Selargius a Doglianova e aggiungendo qualche carattere al suo nome. L'altra, con il suo territorio, ci vive in simbiosi e nel nome ha il prodotto pregiato delle sue cantine. Amici di Diretta Sport, un saluto da Mattia Renna e benvenuti al Comunale Sant'Elena per Città di Selargius Doglianova contro Cannonau Jerzupicchi. Fabio Olchini è una finta. Poi lo Rai tocco alla sinistra per Biocchini che tenta il tiro in porta. Pallone fuori di poco, però buona questa occasione che si era creato il Cannonau Jerzupicchi. Poi Mastrangelo, Dejana, con il sinistro in avanti a cercare ancora Festa che forse parte oltre, non per lui. Occhio a Festa, Festa sino in fondo, ha provato il tocco sotto Umberto Festa. Preso in controtempo, allora occhio alla ripartenza del CDS con Spissu che tocca bene. È partito Ruggeri sulla sinistra che adesso può puntare Ridolfi. Ruggeri sino in fondo, ora vede anche la porta, poi in buca. Da Perra, Perra messo giù, fischia lui e calcio di rigore. E allora eccola, l'occasionissima per il CDS Doglianova, ancora un calcio di rigore. Mattia Reis contro Pancio Mastrangelo per il terzo gol in tre partite. Parte Reis sul palo, esulta la curva del Cannonau Jerzu perché si rimane sullo 0-0. Si avvicina e potrebbe raccogliere lui la sfera, pallone che in realtà lo scavalca, carta lontana sul destro di Reis che addormenta bene il pallone. Poi Pinna, Spissu in verticale riceve, in posizione buona per lui, è passato Spissu centralmente, messo giù, un altro calcio di rigore, fischiato da Nicola Loi. Fischia Loi, parte Spissu. Con il destro, spiazzato questa volta Mastrangelo. Il CDS trova il vantaggio ancora grazie a un calcio di rigore con la prima rete in campionato di Andrea Spissu. Trovato una buona punizione. Occhio al mancino di Nicola Lorrai che in questo campionato ha già fatto male con una punizione dai 25 metri. Muceli finta e allora Lorrai potrebbe andare in porta. Va con il mancino, pallone che non scende abbastanza, il centrocampista in maglia 20 che non viene accontentato. E allora rimane sul pallone solo Festa che sembra intenzionato a mirare la porta. Va l'11 che calcia, pallone che non scende abbastanza, Ambu. Cannas riconquista, lotta, poi passa centralmente per Moussa che gliela lascia lì. Cannas occhio al suo break centrale per aprire da Andrea Spissu, uno contro uno con Miglior. Punta Spissu che vuole rientrare sul destro, pallone dentro per Moussa che si butta, pallone allontanato, poi Reis destro deviato sul fondo, sarà un altro giro dalla bandierina per il CDS Doglianova. Probabilmente non se n'è accorto e ha lasciato correre. Riconquista però il CDS Doglianova con Sizia che ripropone in mezzo, buono il pallone per Perra, occhio a Perra con il mancino, la chiude così il CDS con la firma di Nicolo Perra, il primo gol in campionato per chiudere per il CDS i primi tre punti di stagione. Lungo da Moussa, Dejana svetta, poi Perra mette giù, lavora, è passato Perra, Perra con il destro largo, se l'era creata benissimo questa occasione da tiro Nicolo Perra che ha tentato, tunnel anche ai danni di Pinna, bella la giocata del 19 dello Jerzu, si intromette bene Reis che deve uscire da una situazione non facile, infatti non ci riesce, occhio a Serra, pallone dentro per il destro di Mucelli, si è immolato Simone Zizia con un intervento che vale come un gol per mantenere l'attaccante del Doglianova. Mastrangelo mette a terra, fa salire i suoi, allora stesso copione di sempre in questo pomeriggio di Doglianova con Mastrangelo che tirerà su la sfera, fischia però tre volte lui, tre sono anche i punti che arrivano per la prima volta in casa del CDS Doglianova alla terza giornata della prima categoria.